Bene, qui siamo in presenza dei terrazzamenti che si sviluppano alle mie spalle. Noi vediamo questa struttura di pietre a secco, che è importante quello di dire a secco, perché l'acqua deve sempre drenare, e all'interno dei terrazzamenti ci sono anche delle strutture che noi non riusciamo a vedere, che portano fuori le acque. La terra che c'è sopra è tutta terra riportata, quindi è una terra di prim'ordine e leggera, che serviva anche per delle culture tipiche e specifiche. Quindi noi avevamo la cultura principale delle patate, delle rape, delle carote, dei fagioli e delle zucche. Noi non vediamo più zucche in giro, ma nei terrazzamenti era pieno di queste zucche che si sviluppavano e si trovavano sul sole. Il muro non è fatto a caso. Qui abbiamo un esempio pratico di queste strutture che è possibile vedere. La base è fatta sempre con grandi pietroni che venivano rotolati dall'alto e sistemati dove era predisposto il lavoro, che veniva gestito da una persona capace e pratica, che lo chiamavano muestar qua da noi, cioè un uomo di mestiere. In questi muri qua, in questo periodo, noi abbiamo degli animali che lo frequentano, che ci vivono dentro. Uno di questi qua è la lucertola, è il biacco, che in primavera si distende sopra le pietre a prendere il sole, e c'è la cincia allegra, che in primavera, in una di queste fessure, riesce a fare il nido. Devo dire che anche il merlo che noi abbiamo è uno degli uccelli che fa 3 volte il nido in un anno. Il primo nido lo fa sempre il più basso possibile e può sfruttare una di queste nicchie per utilizzarlo. In primavera, adesso che vengono rastrellati questi prati, viene portato via tutto, noi abbiamo il petirosso che certamente ci segue lungo tutto questo lavoro nel suo ripasso, perché noi lo troviamo nella stagione del ripasso. Rare volte si poteva vedere la donnola, che anche questa frequenta i muri, proprio questi vuoti, queste tane che si creano dentro. Non è solo statico, è solo questo muro, è frequentato da tutti questi animali che vi ho elencato.